Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi andiamo a vedere come creare simulazioni 3D sul nostro smartphone. Smartphone che quindi andrà a ricreare una sorta di realtà aumentata richiamando quella degli iPhone vista nel trimestre 2017 che è andata a chiusura dell'anno. Quindi ragazzi, c'è da specificare soltanto una cosa. Come avete potuto vedere dalla copertina, la realtà aumentata è davvero ben fatta con un'applicazione che si scarica gratuitamente dalla Play Store e che trovate linkata qui in descrizione. In teoria non dovrebbe essere installabile da tutti gli smartphone, quindi determinati smartphone non potrebbero usufruire di quest'app. Voi provate comunque ad installarla all'interno del vostro dispositivo dal link qui in descrizione del video. Se poi l'app funziona, bene, se poi non funziona significa che non è compatibile con il vostro smartphone. L'applicazione si chiama Holo, come detto è free sul Play Store. Di conseguenza si può scaricare tranquillamente senza alcun tipo di costo. All'apertura l'app è molto semplice, andiamo a selezionare tra un'immensità di schede, un'infinità di personaggi che possiamo andare a simulare 3D, ce ne sono davvero davvero tanti, di tutti i tipi, addirittura ho trovato anche Albert Einstein, Spider-Man, eroi della Marvel e quanto altro, davvero ben fatta come applicazione, si aggiorna all'incirca una volta ogni 20 giorni e aggiunge sempre nuovi personaggi. L'app ci permette, una volta selezionato uno di questi personaggi, di fare un video o una foto, quindi a voi la scelta. Cosa molto importante, ad esempio, come potete vedere qui nel video alla mia destra, una volta selezionato il tipo di personaggio da simulare, noi col dito tappando sullo schermo possiamo selezionare dove andare ad inserire l'oggetto realizzato in maniera 3D, quindi il personaggio, possiamo spostarlo sullo schermo, metterlo qui sulla scrivania, appoggiarlo a terra, appoggiarlo accanto a voi, girarlo, ruotarlo, mettere in pausa il suo movimento e realizzare o un video o una foto. Quindi un'app davvero molto straordinaria, di semplice utilizzo e facile per tutti voi che comunque dall'altra parte dello schermo magari non siete abituati ad un certo utilizzo del vostro smartphone. Secondo me un'app quindi molto divertente che vale la pena provare almeno una volta sul vostro smartphone. Fatemi sapere se già la conoscevate, scrivetemi qui nei commenti se conoscete altre app che fanno lo stesso e soprattutto qual è stato il vostro utilizzo, che cosa ci avete fatto o meglio simulato. Siamo giunti al termine di questo video, quindi lasciate un bel like se vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo come sempre al prossimo video, intanto io vi auguro un buon weekend, ciao!